Professionisti, milioni di amatori bloccati nelle loro case. In attesa della riapertura degli impianti, anche il mondo dei dilettanti rischia una pesante crisi. Nicola Zanarini. Durante il lungo isolamento domiciliare, tanti sportivi, come il cestista Marco Belinelli, hanno lanciato appelli a continuare a fare attività fisica anche a casa. E c'è chi, come il runner bolognese Gianluca Di Meo, ha corso 100 km in un giorno sul balcone. Fra chi scalpita, fra le quattro mura domestiche, anche 1.300.000 dilettanti soci di WISP, 65.000 dei quali concentrati a Bologna. Noi stiamo cercando di stimolare le persone a fare attività fisica in casa, quindi sono a disposizione lezioni in diretta Facebook, tutorial. E ovviamente vi state anche già preparando a una ripartenza che non ha una data prefissata, è inutile chiederlo e domandarsi quando si ricomincerà a fare sport, però voi vi state appunto approntando. Lo sport ha vissuto e sta vivendo un momento di grande difficoltà e quindi siamo molto preoccupati per le società sportive, soprattutto le più piccole, che se dovesse perdurare questa chiusura rischiano di non riaprire. E WISP ne rappresenta 450 in tutta Italia, quindi chiedete sostegni per loro da Roma, ma anche a livello locale per gli sportivi più giovani. Soprattutto le famiglie con figli, che ben sappiamo nel momento dei tagli spesso lo sport diventa in un budget familiare il primo delle spese che viene tagliato. E per questo stiamo lavorando insieme al comune e alla regione per cercare di dare degli aiuti a questi due comparti così importanti. E la RAI è al fianco della protezione civile nell'impegno contro il coronavirus. Quelle che vedete sono le coordinate bancarie per effettuare una donazione se volete. Il ricavato andrà a finanziare l'acquisto sia di dispositivi di protezione individuale sia delle apparecchiature indispensabili ai tanti.